Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica proposta da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e Rete 8. Nella puntata odierna ci occupiamo di Start Impresa, giunto alla 13ª edizione. Parliamo del corso di formazione specialistica gratuito promosso dalla sezione servizi innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. L'obiettivo è quello di premiare e di rafforzare la cultura di impresa promuovendo attività e progetti meritevoli. La premiazione, tra l'altro, è avvenuta lo scorso 9 febbraio. E scopriamo di più sui vincitori, sul progetto e sulle prospettive di questo interessante Start Impresa. Quindi presento gli ospiti, sono Paolo Campana, vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, referente del progetto Start Impresa. Buonasera. Buonasera a tutti. E ancora Matteo Casini, revisore legale di SLT Studio Legale Tributario, docente di Start Impresa. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Domenico Bocchini, il vincitore della 13ª edizione di Start Impresa. Buonasera, buonasera a tutti. Questi sono i nostri ospiti, quindi siamo pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione. La prima domanda va all'ingegner Campana, al quale chiediamo come mai sono sempre più le persone interessate a partecipare a Start Impresa, non solo i giovanissimi, e quindi qual è il motivo della crescita di questo consenso negli anni. Prego, ingegnere. Bene, devo dire che sono molto soddisfatto dall'edizione di quest'anno perché è stata molto partecipata e anche gli elaborati finali che abbiamo avuto sono stati interessanti e pieni di significati. Start Impresa è un'idea molto semplice. Chiunque abbia un'idea imprenditoriale e non ha le competenze o pensa di non avere le competenze per portarla avanti, può venire da noi e cercare di acquisire queste competenze che non ha. Noi accompagniamo queste persone per circa 70 ore di formazione in maniera totalmente gratuita, così come è stato detto prima. Lavoriamo, o meglio, presentiamo i nostri docenti nelle giornate di venerdì pomeriggio e di sabato mattina. Quindi parliamo di un periodo che va da settembre a tutto dicembre, quindi stiamo parlando di circa 4 mesi in cui c'è questo contatto continuo con i nostri docenti. È un piano di studi molto avanzato, all'avanguardia, costituito da 8 moduli specifici, da 8 esercitazioni, 2 laboratori, 10 incontri con imprenditori che partecipano per presentare le gioie e i dolori dell'attività imprenditoriale con tutti i conseguenti alti e bassi che fanno parte naturalmente di questa attività. Il filo conduttore di Start Impresa è il business plan, cioè il business plan che è praticamente la realizzazione pratica di un'idea visionaria, costituita da numeri che fanno capire se la propria idea imprenditoriale ha le gambe per camminare, come si suol dire, oppure è un'idea che non ha la possibilità di avere un futuro pratico. E le lezioni sono i tasselli di questo ideale mosaico che è costituito dal business plan e quindi variano dalla contabilità al marketing, al mercato, alla leadership, alla capacità di esprimersi in pubblico, alla capacità di presentare in pubblico il proprio progetto. Il tutto è sostenuto da una piattaforma di learning nel quale i docenti depositano i loro elaborati, anche gli studenti, i discepoli presentano i loro elaborati su questa piattaforma, è possibile rivedere le lezioni, insomma è un sistema che permette un'interazione continua tra docenti e discenti e noi pensiamo che questo sia il fiore all'occhiello di questa Start Impresa. Decisamente abbiamo ascoltato Campana, adesso ascoltiamo uno dei docenti di questo importante percorso per capire quali sono i messaggi da lanciare per
continuare a promuovere questa cultura e per capire un po' di più come si svolge l'attività didattica di Start Impresa. Lei Casini. Buonasera di nuovo. Il mio ruolo nel progetto Start Impresa è focalizzato sull'importanza della parte numerica del business plan. Attraverso il mio contributo cerco di trasmettere ai partecipanti la consapevolezza critica di come i numeri non siano solamente delle cifre scritte su un foglio, ma rappresentano il cuore pulsante di ogni impresa. La capacità di comprendere, interpretare e pianificare gli aspetti finanziari ed economici di una vendita, di un budget o di un investimento è fondamentale per il successo di ogni impresa e soprattutto di ogni startup. Il messaggio che desidero lanciare ai giovani e a tutti coloro, e non solo come abbiamo detto prima, ma a tutti coloro che sono interessati ad avviare una nuova impresa è duplice. In primo è essenziale approcciarsi al mondo dell'imprenditoria con una solida preparazione sul piano della gestione aziendale e finanziaria. Questo significa non solo avere un'idea innovativa o una grande passione, ma anche la capacità di tradurre questa visione in un piano economicamente sostenibile e scalabile. In secondo luogo voglio incoraggiare i giovani, e non solo i giovani, a non temere il fallimento, ma a vederle come una tappa essenziale del percorso imprenditoriale. Ogni errore, ogni revisione, ogni cambiamento del business plan è un'opportunità di apprendimento e di crescita. E l'imprenditoria richiede coraggio, resilienza e tanta disciplina. Il mio augurio è sempre che più giovani possano approcciarsi al mondo dell'imprenditoria con uno spirito con entusiasmo e dotato di degli strumenti giusti per poter affrontare il loro viaggio nel mondo dell'imprenditoria. È una persona che ha avuto sicuramente coraggio e che oggi nei nostri studi è Bocchini, al quale chiediamo quale sia il cuore del progetto premiato da Start Impresa. A lei. Buonasera. Allora, il mio progetto nasce qualche mese fa da un corso sull'agricoltura rigenerativa organica che si basa appunto sulla rigenerazione del terreno, e lì ho scoperto una brutta verità, ovvero che i terreni agricoli si stanno impoverendo di sostanza organica, quindi stanno diventando sempre meno fertili. Scoperto questo problema, praticamente l'agricoltura rigenerativa organica mette in... Infatti stiamo vedendo delle immagini molto interessanti che riassumono fondamentalmente il progetto in questione. Lei tra l'altro ha scelto come cover di questo progetto un lombrico che sta a rappresentare appunto la necessità ragionare in una chiave diversa. Continui, prego. Certo. È interessante anche sottolineare, appunto, come diceva lei prima, che in effetti il discorso dell'impoverimento dei suoli sta a significare che dobbiamo avere un approccio sempre più puntuale e un po' meno, per dirla in termini pedestri, un po' meno menefreghista nei confronti di quello che accade oggi con le situazioni ambientali di cui siamo tutti quanti al corrente. Lei come ha interpretato tutto ciò? Sì, la cosa principale è prendere esempio dalla natura. Basta, i principali attori del processo di trasformazione della sostanza organica sono i lombrichi, e quindi noi abbiamo deciso di allevare lombrichi per la produzione di humus e quindi rifertilizzare i terreni agricoli. La nostra missione è quella di contribuire alla rigenerazione e alla conservazione degli ecosistemi dei terreni agricoli, aiutando le aziende agricole a migliorare la produttività, a diminuire i consumi di acqua e soprattutto a diminuire la dipendenza dall'uso di prodotti chimici. Tutto ciò si percuote positivamente sulle persone che mangeranno cibi più sani utilizzando l'humus.
Decisamente, questo ha un impatto concreto sia sull'ecosistema sia sulle attività dei singoli produttori e poi si riflette di conseguenza sui consumatori. Ci spieghi quello che stiamo vedendo in questo momento? Sì, questi sono un'analisi fatta della nostra azienda e degli scenari. Sicuramente la crescente sensibilità verso la cura dell'ambiente è uno dei nostri punti favorevoli, insomma. Il mercato, qui possiamo vedere il mercato, abbiamo le aziende biologiche in crescita in Abruzzo del 10% annuo, che mi sembra che la percentuale più alta in Italia. Quindi è un mercato veramente ampio da Esplorare, comunque, insomma, si riassume, si evidenzia anche in termini di valori. Ad esempio, lei meglio di me potrà commentare questa slide. Sì, no, questo è l'investimento necessario per avviare. Per avviare questa attività che non è esiguo. Quindi avete poi fatto un'analisi in termini economici e poi successivamente vi siete giustamente e coraggiosamente, come si diceva prima qui in studio, vi siete resi conto che poteva essere qualcosa di percorribile, fattibile e realizzabile. Giustamente vi siete aggiudicati, insomma, uno di questi importanti premi di Start Impresa nella 13ª edizione. Vado dall'ingegner Campana, in quanto referente del progetto, per capire quali altre realtà sono state premiate e quali sono gli orizzonti su cui più o meno si sono mossi gli altri partecipanti. A lei, ingegnere. Sì, vorrei, prima di rispondere esattamente alla sua domanda, cominciare col dire di quali sono i vantaggi che ci sono a partecipare a Start Impresa. Beh, i vantaggi sicuramente sono i premi, ma forse questa sono la parte meno rilevante del progetto, e poi li descriverò successivamente. Noi pensiamo che il vero vantaggio sia quello di stare per 4 mesi a contatto con imprenditori e con docenti di grande esperienza che ti trasmettono la propria esperienza e il proprio modo di vivere l'impresa. Questo è il punto fondamentale. Noi diciamo che la vera premialità è partecipare. Partecipare è il premio di Start Impresa. Venendo invece alla domanda che lei ha fatto, oltre al progetto di Domenico Bocchini, che ha vinto il primo premio ed ha avuto un premio, l'unico premio in denaro previsto, 2.000 euro, che vengono dati dal nostro main sponsor, che è la Proger, una grande società di ingegneria del nostro territorio. Chi altro ha presentato dei progetti degni di attenzione? Allora, uno è Francesco Dorio. Francesco Dorio ha presentato il progetto H2ANT, che è il risultato di pensieri da parte di studenti particolarmente interessati al mondo della sostenibilità e al mondo dell'idrogeno verde. Il progetto ha due capisaldi: da un lato i sistemi fotovoltaici, che ormai molte aziende e anche abitazioni civili hanno ormai installato, e un macchinario che produce idrogeno verde utilizzando il surplus di energia che i pannelli fotovoltaici producono. Stiamo parlando di circa, dai calcoli che sono stati fatti da questa persona, circa il 60% dell'energia elettrica prodotta viene oggi riversata sull'Enel a prezzi molto bassi, mentre invece potrebbe essere utilizzata per produrre idrogeno verde. E quindi questo è un progetto particolarmente interessante, ha degli investimenti significativi, ma è molto, molto prospettico sia per i condomini che per le case private singole. Il progetto è stato premiato con 3 mesi di segreteria virtuale offerti da Secretel Service. Un altro progetto è quello di Alberto Fontana, che ha presentato il progetto Oasis.
Questo si colloca nell'ambito del turismo ed ambisce a creare delle isole galleggianti costituite da alluminio e plastica riciclata, isole che possono essere personalizzate in maniere molto particolari e sono destinate ad un turismo di alto livello, quindi grandi resort, bagni particolarmente esclusivi, hotel esclusivi e così via. E anche questo è un progetto che richiede investimenti significativi e naturalmente anche bisogno di partner significativi, quindi studi di design, studi di moda, dei tessuti e così via. Il progetto è stato premiato con un supporto per 6 mesi di Radio ISAP che diciamo promuoverà gli spot promozionali di questo progetto. Altro progetto, quello di Sebastian Lazzaro, che invece si muove nell'ambito della produzione di moda e accessori di moda, in particolare borsoni, borse e suppellettili di questo tipo ottenuti da materiali riciclati. Anche qui il progetto è completo perché parte dalla produzione, dalla progettazione, poi passa alla misura, al taglio, fino alla produzione vera e propria e prevede di vendere soprattutto attraverso l'e-commerce. Questo progetto è stato premiato con 2 premi, uno di Confindustria, un anno di iscrizione gratuita a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ed un altro ai corsi per un anno intero forniti da Carriere.it. Ed infine l'ultimo progetto è quello che è stato presentato da Valentina Candeloro. Questo è un progetto leggermente diverso dagli altri, è un progetto che implica un'attività su un'acquisizione da parte di un'azienda già esistente che lavora nell'ambito dei macchinari e dei prodotti meccanici e quindi vuole integrare la catena del valore acquisendo una nuova azienda che attualmente è il loro fornitore. Quindi diciamo l'integrazione di questa azienda nell'ambito dell'azienda preesistente serve ad aumentare la qualità dei prodotti, ad integrare i progetti e i know-how e a migliorare la reputazione sul territorio. Ecco, questi sono i 4 progetti che abbiamo considerato significativi, ma aggiungo che molto importante è anche il fatto che Start Impresa offre l'opportunità a tutti i partecipanti di interloquire con delle realtà finanziarie, parlo di Invitalia, FIRA e Fidimpresa Italia, che sono in grado di valutare i progetti, tra l'altro loro fanno parte della giuria, quindi valutano i progetti e se li ritengono interessanti possono aiutare le persone che hanno presentato questi progetti a dare sviluppo agli stessi. Progetti molto interessanti, molto versatili, quindi tanti ambiti diversi che ci fanno capire come sia viva la capacità di essere attenti alle tante esigenze in tanti comparti diversi. Emergeva la necessità anche di contare con un supporto economico perché non basta ovviamente solo l'entusiasmo, la lungimiranza e la volontà di voler intraprendere un lavoro o voler dare vita effettivamente ad una impresa anche molte volte decisamente alquanto innovativa. In tal senso posso adesso avvalermi della presenza in studio del prossimo ospite, quindi passo da Casini per capire esattamente dal punto di vista delle misure, dei bandi, degli incentivi, come ci si può orientare e quindi che cosa dire in termini di incoraggiamento a chi desidera intraprendere una attività d'impresa. A lei Casini. Allora, nel percorso di Start Impresa noi poniamo grande attenzione per quanto riguarda il mondo delle agevolazioni, infatti dedichiamo un webinar specifico
in cui parliamo di queste misure e di come possano essere, diciamo, innanzitutto intercettate da parte degli imprenditori, delle nuove imprese, e poi soprattutto come poter essere utilizzate da parte loro. Questo che cosa significa? Significa che il mondo delle agevolazioni è un mondo che è sempre in continua evoluzione. Quello che è il mio consiglio, quello che diciamo noi all'interno di Start Impresa e soprattutto alle persone, agli imprenditori, ai giovani, ai nuovi imprenditori, di prepararsi, di studiare, di informarsi, di avvalersi della consulenza dei professionisti per poter innanzitutto capire che cosa consiste un'agevolazione, come poterla intercettare e soprattutto quali sono gli strumenti per poter rispondere al meglio a questo tipo di agevolazioni. Lo strumento principe ovviamente è quello del business plan, che permette non solo all'imprenditore di capire dove sta andando e in che modo, ma soprattutto se è in grado di poter rispondere e di poter utilizzare le risorse che vengono dall'esterno e diciamo utilizzare all'interno dell'impresa stessa. È ovvio che il mondo dei bandi è abbastanza variegato e, come dicevo prima, in continua evoluzione, quindi diciamo che noi cerchiamo di dare delle informazioni in maniera diciamo di carattere generale. Poi per ogni singola agevolazione si dovrebbe poi entrare nel dettaglio di ogni singolo bando o tipologia di finanziamento, però è quello che noi ci sentiamo di dire, che io dico all'interno di questo percorso, è innanzitutto che il finanziamento non deve essere il fine dell'impresa stessa, ma deve essere solamente uno strumento che ci dia una base e un'agevolazione per partire meglio oppure per effettuare un ulteriore investimento. Ma quello che, come diceva giustamente l'ingegnere, noi teniamo a precisare che forse la più grande fonte di ispirazione e di successo per le imprese viene dal mondo del network, nel dover conoscere altre persone, nel frequentare ambienti dove si parli di innovazione. Quindi noi spingiamo molto sotto questo aspetto e soprattutto lo stare insieme tra di loro e anche con noi gli permette sicuramente di prendere coscienza di cosa sia la vita imprenditoriale e di come poterla sviluppare al meglio. Quindi, tornando prima al mio discorso iniziale, quello che noi cerchiamo di dare è soprattutto una forma di coraggio e anche oltre delle sole informazioni. Assolutamente sì. Adesso mentre parlava e quindi raccontava un po' del lavoro che si fa in aula, io vorrei anche capire quali sono le richieste che emergono nel corso della formazione, che cosa ha notato in termini di attitudini oppure di preoccupazioni, visto che devono intraprendere un'attività imprenditoriale durante, appunto, che cosa ha visto durante il percorso in aula? Le richieste possono essere diverse perché è anche diverso il livello magari delle persone a cui partecipano a Start Impresa, però sicuramente quello che interessa di più è come dover diciamo approcciare in maniera giusta la propria idea di business, perché ogni idea che loro portano comunque comporta degli step successivi, e quindi quello che io insieme agli altri colleghi cerchiamo di fornire è supporto per sviluppare al meglio. Cioè faccio un esempio pratico, nel senso, magari nel mondo dell'agricoltura sono richiesti dei requisiti di carattere oggettivo per poter avviare la propria impresa. Noi cerchiamo di fornire quelle informazioni necessarie per poter sviluppare la propria impresa e cerchiamo di metterli in guardia nel capire che non sono solo necessari degli strumenti che possono essere alle volte economici e basta, ma anche avere delle caratteristiche che sono necessarie per poter andare avanti nella propria attività. Quindi diciamo che cerchiamo di rispondere alle proprie domande che sono finalizzate allo sviluppo della propria idea imprenditoriale. Decisamente, quindi lo trovo molto interessante, questo mi dà la possibilità di capire direttamente dalla voce del vincitore più importante di questa 13ª edizione quali sono state le sensazioni avute durante il percorso. E soprattutto Bocchini, in termini di utilità, che cosa ha riscontrato, che cosa gli ha lasciato questo percorso di Start Impresa e che cosa si auspica e augura per la sua attività? Quindi una domanda abbastanza articolata, però un po' per volta andiamo a entrare nel vivo di queste considerazioni. Prego. Allora, come utilità, sono qui stasera, quindi vuol dire che è stato utilissimo. A parte gli scherzi, è veramente un'opportunità incredibile. Cioè, non so se in Italia ci sia qualcosa di simile.
mi è uscito un ringraziamento dal cuore il giorno della premiazione ai docenti che si sono messi a disposizione, hanno messo a disposizione il loro tempo per aiutare chi ha un sogno o comunque un'idea da portare avanti. Non è una cosa scontata questa, e l'ho apprezzata moltissimo. Infatti stavo quasi per abbandonare il corso ad un certo punto, perché ho cambiato varie idee, vari progetti, però una delle motivazioni che mi ha fatto andare avanti è stata proprio come poter ringraziare i docenti che stanno spendendo tutto questo tempo per noi, mettendoci il massimo dell'impegno. Quindi sono stato diverse serate, fino a mezzanotte, l'una, a studiare, a cercare di migliorare il più possibile questo progetto. E per il futuro, a questo punto, non mi pongo limiti, nel senso che questa esperienza è stata proprio un esempio. Ho iniziato un corso per imparare a fare imprenditoria, a fare un business plan, e mi sono ritrovato a vincerlo. Quindi anche per il futuro bisogna lavorare, studiare, e poi si tireranno le somme, si potrebbero raggiungere anche risultati oltre le aspettative. Noi ovviamente glielo auguriamo, e vorrei capire come step concreto dal punto di vista di come si interfaccia la sua realtà, il suo progetto con il mondo produttivo, quali sono i prossimi passi da fare? I prossimi passi ce ne sono tanti. Innanzitutto migliorare ulteriormente il progetto e cercare dei finanziamenti. E poi il progetto è proprio da avviare da zero. Lei pensa di portarlo avanti, appunto, prima le sto facendo questa domanda perché prima parlavamo qui in studio della necessità di fare networking, quindi di riuscire a colloquiare anche con altre realtà. Questa è un'attività che lei concepisce da svolgere da singolo, oppure ha già individuato all'interno del suo business plan ci sono riferimenti a le altre persone che potrebbero contribuire a sviluppare questa idea, che è assolutamente pertinente visto il periodo che attraversiamo? Assolutamente, da soli non si va da nessuna parte. Al momento siamo io e la mia famiglia, abbiamo dietro le nostre spalle un'azienda, una grande azienda dove abbiamo fatto i corsi di formazione, che ci darà sicuramente una mano, ci consiglierà. Vediamo se l'azienda crescerà, se il progetto crescerà, sicuramente ci sarà anche la possibilità, il bisogno di collaborare con altre persone. Noi auguriamo giustamente che questo progetto possa svilupparsi al più presto, o meglio con la tempistica e tutte le possibilità e le potenzialità che ha in serbo. E visto che stiamo per concludere, io vorrei passare la parola al vicepresidente Campana per tirare un attimo le somme, per capire, insomma, dal suo punto di vista, che altro c'è da aggiungere su Start Impresa. C'è da aggiungere una cosa semplicissima: Start Impresa non finisce qui, quindi ci sarà una 14ª edizione. Intorno al mese di maggio uscirà il bando, e noi invitiamo tutti quelli che ci ascoltano di diffondere questa notizia ad amici, parenti, congiunti e così via, giovani e meno giovani, perché partecipano. Quindi monitorate il sito di Confindustria, e lì troverete tutti gli estremi del bando, e noi vi aspettiamo per partire a settembre 2024 insieme a voi per una nuova avventura.
Ottima chiosa, grazie mille ai nostri ospiti per essere intervenuti, per aver illustrato questo interessantissimo corso Start Impresa, che in realtà è un progetto, come avete capito, di più ampio respiro, quindi non posso fare altro che salutare i nostri ospiti, in primis il vicepresidente Paolo Campana, grazie. Grazie mille a tutti voi. E ancora Matteo Casini. Grazie, grazie a tutti voi. E al vincitore di Start Impresa, 13ª edizione, Domenico Bocchini. Grazie, grazie mille, buonasera. In regia ringrazio Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione. Appuntamento alla prossima puntata.